Questo contenuto si ricollega a quello intitolato In cosa consiste la visita ortottica e studio della motilità oculare? Se non lo avete ancora visto, cliccate sul riquadro o cercate il link in descrizione. Qui verranno descritti i test somministrati a un bambino di 3 anni in una visita ortottica di base. Prima fase, ispezione. 1. Osservazione della deambulazione, ovvero come il bambino si muove nell'ambiente circostante. 2. Valutazione di una potenziale posizione anomala del capo, ovvero se il bambino ruota, piega o inclina la propria testa. 3. Valutazione dei riflessi luminosi corneali. Praticamente faccio una foto con il mio smartphone utilizzando il flash. 4. Valutazione delle pupille, ovvero se la dimensione della pupilla di destra è uguale a quella di sinistra. Se la dimensione non risulta uguale, bensì asimmetrica, rivaluto al buio. 5. Valutazione delle palpebre, ovvero valuto se l'apertura palpebrale, quindi l'apertura dell'occhio, risulta simmetrica, oppure un occhio risulta più chiuso o aperto rispetto all'altro. Speciale attenzione per l'applica cutanea sul canto nasale, ovvero l'epicanto. L'epicanto è un'applica cutanea che copre l'interno dell'occhio e simula uno strabismo convergente. 6. Retinoscopia dinamica. Tramite l'ausilio di un retinoscopio a striscia valuto la presenza grossolana di un difetto refrattivo, ovvero ipermetropia, miopia o astigmatismo. Seconda fase, visione binoculare. Verrà mostrata una tavola con delle immagini nascoste, percepibili e discriminabili solo se l'interazione tra i due occhi è buona. Per non influenzare l'esito del test, non ne indicherò il nome. Difficoltà del test relativamente facile. Se questo test dovesse risultare negativo, ci saranno anche altri test a disposizione, per i quali però sarà necessario un secondo controllo, ergo non interesse di questo contenuto. Terza fase, determinazione dell'acuità visiva. Verranno mostrate delle figure, le quali dovranno essere riconosciute e denominate dal bambino. Avremo una casa, un cerchio o un rotondo, un quadrato, una finestra, una scatola e più fantasiosi anche qualcos'altro, e infine una mela oppure un cuore. I genitori sono invitati a scaricare e stampare il test dal link in descrizione e fare gli esercizi prima della visita. Una buona preparazione fa la differenza nella corretta determinazione dell'acuità visiva. In altri casi saranno mostrati altri test con altre figure differenti. A mio avviso ed esperienza come prima visita, questo risulta essere il miglior test per un bambino di 3 anni. L'affidabilità del test dipende dalla collaborazione del bambino genitore e dalla professionalità dell'ortottista. Questo è un test psicofisico, ergo dipendente dalla risposta soggettiva, dall'indicazione soggettiva fornita dal bambino. Quarta fase, valutazione dei movimenti oculari e della convergenza. 1. Cover test o test della paletta. Questo test prevede la presenza di una paletta per occludere l'occhio e di due target di fissazione, uno posto a 4-5 metri e uno posto a 33 cm. Di solito si lascia guardare il bambino un animaletto o qualcosa posto alla distanza di 4-5 metri e nel frattempo si esegue l'esame, passando da un occhio all'altro, quindi passando la paletta da un occhio all'altro. Infine questo si ripeterà per vicino. Questo test valuta l'interazione tra i due occhi similmente come accade nella visione binoculare, però in questo caso il test risulta essere più oggettivo. Difficoltà del test, direi media. Anche questo è un test psicofisico, chiaramente molto meno impegnativo della determinazione dell'acuità visiva, però
Però è necessaria una certa collaborazione del paziente e una certa professionalità da parte dell'ortottista. 2. Motilità. Con l'ausilio di una penna luminosa si valutano i riflessi luminosi corneali, mentre il bambino viene invitato a guardare a destra, a sinistra e quindi in tutte le posizioni di sguardo. Questo test valuta la funzionalità dei muscoli ed individua eventuali anomalie. 3. Convergenza. Con l'ausilio di un target di fissazione, per esempio un animaletto impresso in un dado, questo lo si lascia fissare al bambino mentre lo si avvicina al suo naso. Questo esame valuta la capacità di entrambi gli occhi di muoversi in maniera simultanea verso il naso. 4. Riflessi pupillari. Con l'ausilio di una penna luminosa lasceremo fissare il bambino qualcosa posto in lontananza al buio e quindi dirigeremo la nostra penna verso un occhio, poi verso l'altro e infine in maniera alternata. Questo esame valuta la reattività della pupilla alla luce e quindi indirettamente la funzionalità dei nervi ottici e oculomotori. Quest'ultimo esame rientra nella valutazione della motilità poiché il riflesso pupillare dipende da muscoli intrinseci dell'occhio. Questo era quanto e spero di essere stato esaustivo. Per ulteriori dettagli e chiarimenti potete volgere i vostri quesiti con un commento al video.